Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video! Ragazzi, come al solito vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi anche su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di una storia che mi avete proprio richiesto voi a gran voce. Ho ricevuto più commenti che mi chiedevano di parlare di Elena Ceste. Mentre cercavo articoli e ricostruzioni per comprendere come sia andata realmente, ho capito che questo video è estremamente interessante e onestamente sono davvero felice che me l'abbiate richiesto. Oggi, come già vi ho preannunciato, parliamo del caso di Elena Ceste. Elena è scomparsa il 24 gennaio del 2014 a Castigliole d'Asti. A dare l'allarme è suo marito, Michele Buoninconti, il quale sostiene che la donna si sia allontanata da casa dopo un delirio, completamente nuda, senza documenti, senza cellulare, senza occhiali da vista. È ovvio che in questo scenario ci sia qualcosa che non vada per davvero. Michele sostiene che sua moglie era in preda ad un delirio. Ma quale delirio? Ma, come al solito, facciamo un passettino indietro. Chi è Elena Ceste? Elena è una ragazza di Torino. È curiosa, ama leggere. È timida, ma non è una persona che si fa abbindolare facilmente. Non si sbilancia mai troppo e sa difendersi. Elena è una ragazza determinata, anche se è un po' solitaria e taciturna. Infatti Elena non è assolutamente solita a confidarsi con i suoi genitori. Forse con sua madre è un pochino più aperta, ma di base non ama fare confidenze ai suoi genitori. In realtà però si mormora di una Elena con un lato nascosto, con una vita segreta. Infatti nel 1995 la ragazza ha avuto una relazione sentimentale con un uomo molto più grande di lei. Elena aveva solo 19 anni, mentre quest'altro uomo ne aveva ben 30 in più di lei. La loro relazione è durata circa un mese, in quanto l'uomo era sposato. E comunque sostiene che a un certo punto Elena aveva trovato un'altra ragazza a cui rivolgere le sue attenzioni. Quest'uomo la ricorda come una ragazza disinibita, estroversa, gioviale. Appariva molto libertina e, a detta sua, saltellava da un rapporto all'altro. Sottolinea che le voci circa la sua estrema disponibilità erano anche note. A quanto pare, quindi, Elena è una ragazza tutto sommato disinibita, alla ricerca di nuove esperienze ed è molto passionale. Questa circostanza però a quanto pare non è minimamente presente nei discorsi dei suoi genitori, probabilmente perché Elena con loro non si apriva assolutamente. Oppure si dice che i genitori di Elena abbiano voluto raccontare la sua storia con uno slancio incredibilmente positivo. I genitori di Elena sostengono che la ragazza non ha mai dato alcuna preoccupazione, mai. Era una bravissima studentessa, non ha mai frequentato compagnie sbagliate, ma soprattutto è sempre tornata a casa puntuale. Non ha fatto mai un ritardo, non ha fatto mai di testa sua senza ascoltare i suoi genitori. Insomma, Elena è una figlia modello. Peccato che la sua stessa sorella, Daniela, fa riferimento ad una notte in particolare in cui Elena non è assolutamente lì in casa da per tempo, anzi ha fatto ore e ore e ore di ritardo e tutti erano preoccupatissimi per lei. Quando rientra a casa, i suoi genitori e sua sorella sono molto preoccupati. Quindi non è che l'abbiano sgridata, ma hanno cercato di capire più che altro dove fosse andata e perché avesse fatto questo ritardo. Daniela sostiene che, nonostante le domande che le sono state poste per più tempo, Elena non ha mai dato nessuna spiegazione del suo ritardo. Quello che emerge dunque fin dall'adolescenza di Elena è la presenza di due personalità differenti che si manifestano nei suoi rapporti con gli altri. Da un lato è una ragazza studiosa, un po' timida, impacciata, tutta casa e chiesa. Dall'altro lato emerge una ragazza con una ricerca sentimentale molto più libera, ma nascosta, almeno così pare, alla famiglia d'origine. Elena studia ragioneria, dopo aver preso il diploma inizia a lavorare nello studio di un commercialista. Per andare in ufficio la ragazza prende tutti i giorni lo stesso autobus. È in questo modo che conosce Michele Buoninconti. Lui è l'autista. Ha ormai 20 anni quando Elena si innamora di Michele, che di anni ne ha 24. Tra loro nasce una bella storia d'amore. Mentre si frequentano, Michele dice queste esatte parole: io sono dell'idea che la mia donna non dovrà mai lavorare. Penserò tutto io, soprattutto ai soldi, perché ci sono portato. Questo è il primo punto in cui vorrei soffermarmi. È vero, Michele Buoninconti è molto parsimonioso, ma anche Elena lo era, tanto che suo padre la descrive avara a tratti. Insomma, Elena non è assolutamente una spendacciona, anzi, tutt'altro. È chiaro che Elena e Michele abbiano trovato una certa sicurezza. Infatti l'uomo appare forte, pare che sappia gestire tutto. E ad Elena questa sicurezza piace davvero tanto perché la fa sentire protetta. Il 23 novembre del 1999 Elena e Michele si sposano e ben presto arrivano anche 4 figli. Lei ovviamente è costretta a lasciare il lavoro per occuparsi della casa e dei figli e quella sembra davvero una famiglia felice. 2 anni più tardi Michele vince un concorso per diventare vigile del fuoco. Quello era un suo grande sogno, mentre lui corona il suo sogno, Elena rinuncia al suo lavoro.
Michele però ha anche un altro desiderio, vorrebbe costruire una casa a Castiglione d'Asti. Si immagina in effetti costruire il suo orto, vorrebbe avere delle oche, delle galline. Insomma, Michele desidera una vita contadina e la ottiene anche. In famiglia è Michele che gestisce la situazione economica, caratterizzata da una forte tendenza al risparmio. Ad Elena è affidata la cura della casa, dell'orto, dei bambini e degli animali. Michele ha un'agenda in cui segna tutto, ogni minima spesa. Elena vende anche le uova che fanno le sue galline. Di conseguenza, grazie ai loro animali, hanno anche una piccola entrata economica. Michele è una persona rigida, ha delle idee ben precise ed è difficile fargliele cambiare. Però a mai nessuno è sembrato una persona cattiva. Più che altro, Michele fa molta fatica a stare in contatto con altre persone. Tendenzialmente preferisce occuparsi del suo orto, delle sue galline. Andare a lavorare, fare il suo dovere e fare in modo che tutti i conti tornino sempre. Le indicazioni di Michele sono molto precise. L'acqua consumata in famiglia, quando è possibile, la si ricicla da quella piovana. Infatti fuori casa Michele ha messo una bacinella col fine proprio di raccogliere l'acqua piovana per poi riutilizzarla. Ovviamente non si mettono a bersi l'acqua piovana direttamente, no, più che altro la usano per cuocere ad esempio la pasta. Anche se io questa situazione la trovo alquanto bizzarra, onestamente. La parrucchiere Elena non ci va perché è suo marito solitamente a tagliarle i capelli. E qui io vorrei sottolineare una cosa. È vero che Elena è una donna che bada al risparmio, ma non a livelli così tanto estremi. Era solita risparmiare evitando di comprare vestiti inutili. Non era solita ad andare dal parrucchiere ogni settimana o a comprare 1000 trucchi per sé. Ma questa ragazza qualche sfizio se lo toglieva. Elena ora non si riconosce quasi più. La sua giornata è totalmente occupata. Prima deve sistemare l'orto, poi deve dare da mangiare agli animali, poi deve rassettare casa, fare le lavatrici, stendere i panni. Poi arriva il momento di andare a prendere i figli a scuola e ben presto arriva sera ed è ora di cucinare la cena. Questa è la sua routine, tutti i giorni. Per Elena e Michele non esistono sbagli, non vanno mai ad esempio fuori a cena o a guardarsi un film al cinema. La loro routine è immobile, è sempre la stessa e si ripete, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. D'estate l'assicurazione dell'auto di Elena viene sospesa dal marito perché non deve mica accompagnare i figli a scuola e quindi che cosa le serve l'auto? Perché mai Elena dovrebbe avere una macchina tutta per sé? Non è necessario. Michele quindi a conti fatti si occupa di tutto, si occupa del denaro e controlla ogni spostamento della moglie. Lei ha davvero poca libertà, nemmeno la sua casa è il suo regno. L'unico svago per Elena in quegli anni è andare in chiesa. La donna infatti va spesso, anche da sola, in chiesa a pregare. L'orgoglio di Michele non è solo la sua casa e la sua famiglia, ma anche il suo lavoro di pompiere che lo porta ad essere d'aiuto per gli altri. Elena a questo punto non ce la fa più, si rende conto che la sua routine familiare l'ha letteralmente soffocata. Ha proprio soffocato la sua esistenza. Elena sì era una ragazza timida, ma sempre sorridente, radiosa, curiosa. Ora nella sua quotidianità ci sono sempre più doveri e obblighi. Ed Elena si sente un po' stretta in quella quotidianità. Infatti, nel 2012 arriva un cambiamento. Elena in qualche modo riesce nuovamente ad avere una finestra aperta sul mondo. Finalmente può parlare con altre persone, scambiarsi opinioni. Tutto questo grazie ad un computer e a Facebook. Elena finalmente riesce a ritagliarsi alcuni attimi di libertà. Tramite questo social network Elena prova a ricontattare dei suoi vecchi amici. Ma c'è anche un'altra cosa che si risveglia in Elena. La sua parte nascosta, celata. Quella che ha messo da parte quando si è fidanzata e sposata con Michele. Facebook quindi per Elena diventa lo strumento perfetto per poter lasciare andare la parte più privata di se stessa. Protetta dalla freddezza del mondo virtuale, ora la donna ha di nuovo controllo. Almeno su Facebook ha il controllo totale della comunicazione e della gestione delle relazioni. È lei a decidere gli interlocutori con i quali sbilanciarsi, quando sbilanciarsi e quanto sbilanciarsi. Nell'agosto del 2012 Elena ha contattato un suo ex compagno di classe che, ho notato, viene chiamato R, quindi noi chiameremo Rino. Quindi Rino viene ricontattato da Elena, ma la donna non si fa più sentire fino a novembre, nonostante Rino provi a ricontattarla più volte. Riprende a cercarlo nella primavera del 2013 e si incontrano un paio di volte a casa sua, una volta in marzo e un'altra volta in aprile. Rino dichiara: è stata lei a invitarmi in camera, io non ero andato per quello, è stata lei che subito mi ha invitato ad andare in camera sua, insomma. Ed io ho capito subito qual era il suo scopo, in effetti gli unici 2 giorni in cui siamo stati insieme abbiamo avuto dei rapporti. Mi sento di dire che in queste situazioni intime Elena è disinvolta, sul cellulare però non era così. Su Facebook invece devo dire che era un po' troppo spinta, tanto che quei messaggi li ho cancellati. I suoi messaggi su Facebook comunque giravano sempre attorno alla sua voglia di vedermi per fare le cose.
La cosa mi ha alquanto stupito perché io la ricordavo casa e chiesa. In effetti pensavo che scherzasse, invece era proprio disinibita. La testimonianza di Rino è importante in quanto offre parecchi spunti interessanti. Ad esempio, Rino sostiene di essere rimasto tanto stupito da questa Elena virtuale così tanto disinibita. Quando la chiama al telefono però ritrova la Elena che conosceva, quella chiusa e ritrosa. Questa è l'ennesima prova di come in Elena esistono due differenti lati caratteriali che ovviamente faticano a manifestarsi contemporaneamente e con continuità. Infatti Elena nel momento del contatto telefonico torna a chiudersi. Probabilmente questo avviene perché una chiamata è un qualcosa di inaspettato, mentre una discussione scritta in una chat può essere totalmente sotto il suo controllo. Elena di conseguenza, presa allo sprovvista, quando riceve la chiamata non riesce a gestire il momento. L'atteggiamento della donna però muta di nuovo quando concorda gli incontri con Rino, incontri che lei ha programmato e previsto, dove evidentemente si sente più sicura perché è lei a gestire la situazione. Insomma, tutto ruota attorno al controllo. Durante l'estate del 2013 Rino chiude i rapporti con Elena perché le sembra un po' troppo presa, mentre lui voleva solo avere un'avventura. Arriva giugno del 2013 ed effettivamente arriva una persona che fa vacillare un po' il mondo di Elena. Questo ragazzo viene chiamato A, quindi noi lo chiameremo Andrea. Andrea è anche lui un vecchio amico degli elementari di Elena e inizialmente tra di loro inizia un'amicizia. Elena a questo punto riprende ad essere se stessa, ritrova di nuovo quella serenità che ha perso durante il periodo matrimoniale. Ma non è finita qui, perché la donna un giorno incrocia lo sguardo col padre di un compagno di classe di suo figlio. Lo chiamano S, quindi noi lo chiameremo Silvano. Silvano non è una persona qualunque perché abita non troppo distante da casa di Elena e quindi lo conosce anche suo marito Michele. Suo marito Michele, quello che ha iniziato a fare le scenate anche se Elena compra un pacco di farina un po' più costoso del solito. Ogni volta che Elena si sente pressata dalla sua vita matrimoniale, si rifugia nella sua vita virtuale. Quella è una situazione che sente più sicura, che riesce a tenere sotto controllo, lontana da occhi indiscreti. Elena su Facebook ritrova anche una sua vecchia fiamma che si chiama Luca, questa volta i giornali lo dicono. L'uomo ricorda Elena come una ragazza molto dolce e un pochino impacciata. L'uomo vuole che si incontrano, ma Elena preferisce evitare. Poi però cambia idea, i due si incontrano qualche volta, di nascosto. Arriva agosto 2013 e il marito di Elena parte per Salerno, in quanto è la sua terra natale e a Salerno abitano ancora i suoi genitori. Michele porta i figli, ma lascia sua moglie a casa per curare il pollaio, le oche, il giardino. A questo punto Elena pensa, ah sì? Non vuoi che venga con te in vacanza? Perfetto. Contatta Luca e a questo punto dice, voglio vederti. Sul serio questa volta però, eh? Lui le chiede se per caso ha voglia di andarsi a prendere un caffè in un bar, ma lei preferisce evitare a causa delle male lingue, quindi lo invita a casa sua. Elena col tempo inizia ad affezionarsi a Luca perché si rende conto che lui la ascolta, le dà retta, la conforta e quindi Elena si rende conto che quando Luca non c'è, le manca. Passa l'estate e arriva l'autunno, siamo ad ottobre del 2013 per la precisione. Elena è in chiesa, non c'è suo marito con lei, è da sola a pregare. Però ovviamente nella chiesa ci sono anche altre persone che sono lì per pregare. Appena Elena entra in chiesa si rende conto che ci sono delle persone che appena la vedono iniziano a mormorare. Ed Elena a quel punto lo capisce, è sulla bocca di tutti. Tutti parlano di lei e tutti ora sanno della sua relazione segreta, ora non troppo segreta, con Luca. A questo punto in Elena iniziano a insinuarsi i sensi di colpa. Inizia a chiudersi in casa, piange spesso e mangia sempre meno. Elena è in crisi, ha cercato una via di uscita per quella vita soffocante, ma non può scordarsi quale sia il suo vero ruolo, in quanto deve essere una brava madre e una brava moglie. In quel periodo lo notano tutti che Elena è giù di morale, anche i suoi figli sostengono che la mamma è più triste del solito. La paura di essere giudicata monta sempre di più dentro Elena e non sa che cosa fare. Luca se ne accorge perché Elena inizia ad allontanarsi, a non rispondere più ai suoi messaggi. Poi arriva il 16 ottobre ed Elena accusa Luca di aver raccontato della loro relazione in giro. Luca continua a sostenere di non aver fatto assolutamente niente. Lui non ha raccontato a nessuno della loro relazione. Elena a questo punto decide di andare in chiesa e si confessa con il parroco. Chiede a cuore aperto come può andare avanti perché lo dice e lo dice sinceramente, è stata una cattiva madre e una cattiva moglie. È a questo punto che il parroco le dice che l'unico modo per risolvere la situazione è l'onestà. Il consiglio quindi è quello di andare da suo marito e dirgli tutto a cuore aperto, spiegare i suoi sentimenti, cosa l'hanno portata a tradirlo e poi chiedere scusa, perché il punto di partenza è sempre ammettere di aver sbagliato e continuare ad essere onesti. Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre Elena quindi decide di parlare con suo marito. Lui all'inizio ovviamente si arrabbia da morire, poi però
pare che tutto torni come prima. Il periodo natalizio sembra portare serenità sia ad Elena che a tutta la famiglia. La donna sorride di più ed è decisamente più tranquilla ora. Ovviamente chiude definitivamente con Luca. L'unico che continua a frequentare Elena è S, ossia Silvano, che, come vi ho detto poco fa, non è proprio una persona sconosciuta. Abita non lontano da lei e la vede spesso mentre porta i bambini a scuola. Un giorno i due decidono quindi di incontrarsi. E Silvano le dà un regalo. Le regala un completo intimo e una ricarica, così è sicuro di poterla sentire. Il punto è che tra di loro non succede assolutamente niente. Elena con Silvano non osa mai far nulla perché sa che conosce il marito. Ma soprattutto Elena è consapevole che Silvano ha una moglie. Arriva il 21 gennaio del 2014. Quel giorno Michele, il marito di Elena, è di riposo, quindi decide lui di portare i figli a scuola. L'uomo è parcheggiato appena fuori dalla scuola ed ha in mano il telefono di Elena. Sta facendo una chiamata ai suoi parenti perché sul suo cellulare il credito è esaurito. A pochi metri di distanza c'è S, ossia Silvano, che nota Michele, capisce che Elena è a casa da sola e quindi prova a contattarla. Il telefono però risulta occupato, quindi Silvano fa la cosa più normale del mondo. Le manda un messaggio e le chiede di incontrarsi nello stesso posto. In questo modo, appena Michele chiude la chiamata con i parenti, si ritrova il messaggio di Silvano. E a questo punto si convince che la moglie non abbia assolutamente chiuso i rapporti con tutti. E che follia, poi, frequentare un uomo sposato che non abita neanche troppo lontano da loro. Michele è arrabbiato, si ingelosisce, ma non dice nulla ad Elena. Passano 3 giorni. È venerdì 24 gennaio e stranamente quella mattina è Michele a portare i figli a scuola. Quando torna a casa 25 minuti dopo, non trova più Elena. Ma che cosa diamine è successo? Dove può essere andata? Attorno alle 10 di quella mattinata del 24 gennaio, Michele si presenta dai carabinieri e denuncia la scomparsa di Elena. Sostiene di aver già cercato attorno alle campagne nei pressi di casa sua, ma non ha trovato assolutamente nessuno. Aggiunge inoltre che la moglie si è allontanata per forza senza vestiti, perché ha ritrovato i suoi panni in giardino. Michele è convinto inizialmente che ci sia stato un allontanamento volontario. Però Elena è uscita senza vestiti, senza documenti, senza telefono ed è il 24 gennaio, fa un tantinello freddo. Quale donna si allontanerebbe mai da casa in quello stato? Il marito sostiene che Elena era probabilmente in preda ad un delirio. Infatti ha già avuto un forte crollo prima delle vacanze di Natale. Il punto è che per uscire di casa e correre in quel modo, immagino che vi sia in atto un delirio psicotico, che insomma non è proprio una cosa da poco. E risulta di conseguenza un tantinello strano, visto che a quanto pare Elena non aveva patologie pregresse a livello psichiatrico. Le ricerche partono e la notizia finisce ben presto su giornali e telegiornali. Quando le ricerche iniziano, ovviamente Michele inizia ad essere al centro dell'attenzione. Molti giornalisti vanno a intervistarlo e lui sostiene che esclude categoricamente che la moglie sia scappata con un amante. Però è strana questa sua affermazione, considerando che appena 3 mesi prima lui ed Elena avevano avuto un forte litigio proprio a causa di un suo tradimento. Quindi, perché mentire davanti ai giornalisti e in televisione? È per salvare la reputazione della moglie oppure per salvare se stesso? Non risulta così difficile pensare che Michele abbia avuto uno scatto d'ira. Come non è difficile pensare che durante quello scatto d'ira Michele abbia colpito sua moglie fino a farla fuori. Almeno io questa la trovo la pista più probabile. Michele dice letteralmente davanti ai giornalisti: no, per la donna che era escludo categoricamente un amante, altrimenti me ne sarei accorto perché io ho solo mia moglie. Non ho altre donne, quindi quando uno ha una sola donna, la cura, la capisce, la conosce e non può dubitare di lei. C'è poi un altro fatto abbastanza evidente. Elena non si trova e siamo a gennaio. E fa un freddo dannato, una donna che scappa di casa senza vestiti, in pieno inverno come minimo viene a mancare per ipotermia se nessuno la trova. E comunque, possibile che nessuno abbia notato una donna totalmente nuda che correva da qualche parte? Insomma, non è proprio un qualcosa che passa inosservato. Passano 4 giorni dalla scomparsa di Elena, il 28 gennaio, e incomincia a nevicare. Quando torna a casa, Michele incontra dei giornalisti e a questo punto dice a loro: mia moglie è stata portata via da una persona che compare anche sul suo telefono. Io ho detto questa cosa ai carabinieri, ma loro non stanno seguendo questa pista, bensì quella del marito geloso che ha fatto fuori la moglie. Ed io sono stufo! In questo caso, ovviamente, Michele si sta riferendo a Silvano, l'uomo che gli aveva scritto un messaggio il 21 gennaio. Ma comunque c'erano anche altri messaggi pregressi. Michele, in questo caso, continua: non posso dirvi nessun nome. Dovete farvelo dire dai carabinieri, perché io non posso accusare nessuna persona. Loro hanno un numero di telefono a cui corrispondono 7-8 messaggi nell'arco della giornata prima che scomparisse mia moglie. Michele continua: in più sul suo computer ho trovato anche 7-8 fotografie di messaggi compromettenti. I giornalisti a questo punto chiedono a Michele se si stia riferendo a un uomo e Michele annuisce e conclude dicendo queste esatte parole:
Io sono un pompiere. Se mia moglie fosse sparita, l'avrei ritrovata entro la stessa mattinata perché è il mio lavoro trovare le persone. Io faccio il pompiere mentre i carabinieri fanno i lavoretti di bocca. Dai, avete capito, fa anche rima. Ebbene sì, Michele ha detto esplicitamente queste parole. Quindi a questo punto l'uomo cambia drasticamente il suo punto di vista. Inizialmente sosteneva che si trattasse di un allontanamento volontario, ma in questo caso dice chiaramente: mia moglie non è pazza, non sarebbe mai uscita senza vestiti e senza telefono. È stato un allontanamento forzato. I messaggi che ho trovato hanno un contenuto sentimentale e sono sicuro che questa persona provi interesse per mia moglie. Questi messaggi me li ha fatti vedere mia moglie sul suo telefonino, perché prima di sparire mi ha svelato tutto, dicendomi che è stata ricattata sui figli. Quindi, secondo me, o è stata portata via, oppure si è allontanata volontariamente, ma non di sua spontanea volontà. I carabinieri chiariscono ben presto che sono stati fatti tutti i dovuti controlli su Silvano. E l'uomo ha un alibi ben solida. Silvano si trovava a lavorare in un cantiere, insieme a dei colleghi che testimoniano di aver lavorato con lui tutta la mattina del 24 gennaio. Quindi Silvano, l'uomo accusato da Michele, ha un alibi. Anche tutti gli amici che Elena ha ricontattato hanno un alibi. A questo punto la polizia si concentra su Michele. In auto e in casa vengono messe delle cimici. In una intercettazione si può sentire Michele che dice: bimbi, è un segreto che vi ho fatto dormire da soli qualche volta. È il vostro segreto, vi serve per diventare uomini. Con mamma c'ero riuscito a farla diventare donna. Solo vai a capire cosa ha visto. Vai a capire cosa ha visto. 18 anni della mia vita per raddrizzare mamma. Questa è un'intercettazione alquanto strana. Cosa intendi, Michele, con vai a capire cosa ha visto? Inoltre mi permetto di aggiungere una mia opinione. Se un uomo dice ai suoi figli ci ho messo 18 anni per raddrizzare vostra madre, quei bambini cosa mai potrebbero pensare? Perché un padre va a dire una cosa del genere ai figli? Che poi è terribile, la raddrizzata. Nel senso che prima preferiva vivere la sua intimità in modo un po' più libertino? Ma che diavolo di mentalità è mai questa? Ma siamo nel Medioevo? Vi giuro che quando ho sentito questa intercettazione mi sono fatta un sangue amaro che voi neanche immaginate. A me spaventa molto che vi siano dei genitori che dicono delle cose così maschiliste ai loro figli. Come mai cresceranno se ciò che gli insegnano è esattamente l'opposto da ciò che è considerato giusto? Se i tuoi figli crescono senza diventare delinquenti, ma sono dei maschilisti, restano comunque dei ragazzi che hai cresciuto col sedere, senza offesa. Non è che se tuo figlio non commette reati allora puoi definirti un bravo genitore. No, non funziona così. I carabinieri sostengono che tutte le intercettazioni ambientali per loro sono state molto utili, proprio per delineare i tratti della personalità di Michele, in quanto nel corso delle varie conversazioni intercettate si capisce perfettamente che l'uomo cerca di condizionare le future dichiarazioni dei figli davanti al PM e alla psicologa che poi ha assistito il PM durante quella fase. In un'intercettazione si sente chiaramente Michele che parla con i suoi figli e dice: se quella mattina mamma era a casa, ve l'hanno chiesto? Non vi hanno chiesto niente di tipo: in casa come siete stati senza mamma? Papà che vi dice, che vi racconta? Vi hanno chiesto per caso cose di questo tipo? Lo abbiamo sempre detto che la stiamo aspettando e che mamma arriva prima o poi, vero? Adesso può darsi che non lo sai, ma all'inizio sapevamo che mamma tornava. Vero che la stiamo aspettando? La sera prima di dormire, quando vi racconto la storia di me e mamma, vi ricordate? In un'altra intercettazione l'uomo dice: tu ti ricordi qualcosa dei vestiti? Perché loro sono convinti che quei vestiti lì li ho messi io per terra. Per questo vi chiedono sempre queste cose. Hai capito come sono stupidi? Hai capito fino a che punto sono stupidi? Passano dei mesi ma Elena non si trova, le ricerche continuano ed ogni segnalazione viene verificata. Il 21 marzo del 2014 Michele rilascia un'ennesima intervista a dei giornalisti e dice: e io non ho nulla da dirvi. La giornalista a questo punto risponde: Michele, qualcosina, almeno rinnoviamo un appello, facciamo qualcosa, siamo qua a sua disposizione, anche perché ormai sono passati 2 mesi, no? Michele risponde: e perché è passato tutto sto tempo? Lei se l'è mai chiesto? La giornalista ribatte: mi deve aiutare lei, Michele. Michele risponde: penso che mia moglie non possa sentire. La giornalista quindi ribatte: quindi pensa che sua moglie sia venuta a mancare? Michele risponde: questo non lo so. E anche questa intervista, ragazzi, la trovo alquanto sospetta. Cosa vuol dire esattamente che tua moglie non può sentire? Se dice una cosa del genere, puoi riferirti solo alla sua dipartita. Perché se hai dei dubbi che tua moglie sia, ad esempio, scappata all'estero, la butto lì, di certo non ti limiti a dire non lo so se ti fanno una domanda come: ma quindi crede che sua moglie sia venuta a mancare? Al limite, a mio parere, per essere più credibile, rispondi:
Ad esempio, io non lo so. Potrebbe anche essere scappata all'estero e quindi non guardare la televisione italiana. Di conseguenza non sentirebbe mai un eventuale ennesimo appello. Ecco, forse una frase del genere sarebbe stata meno fraintendibile. Dopo quest'ultima intervista Michele con i giornalisti e con la stampa inizia ad avere un rapporto pessimo. Si chiude riccio e non vuole sentire nessuno. Mio Ponte è un giornalista che sostiene di aver avuto solo una chiamata con Michele. Questo giornalista sostiene di aver chiuso la chiamata dicendo: io non so se lei è colpevole o meno, ma le assicuro che verrà arrestato proprio per il suo comportamento. Michele infatti inizia a dire ai giornalisti: potete stare qua anche 10 anni, a me non me ne frega niente. Voi non siete qui per aiutarmi per mia moglie, ma perché siete della televisione. Volete andare in televisione, a voi piace fare televisione. E io qui mi sono chiesta: ma Cristo santo, stai parlando con dei giornalisti. Credo che sia ben normale che vogliano fare televisione. Se no, che diavolo dovrebbero fare con l'eventuale dichiarazione di Michele? Se la guardano da soli in casa loro fieri di aver fatto un'intervista? Non credo proprio. Massimo Numa, un giornalista della stampa, sostiene che in realtà Michele aveva i suoi giornalisti graditi e sgraditi. Ovviamente i graditi sono quelli che annoveravano le sue posizioni, andandogli dietro nel modo più acritico possibile. Mentre gli sgraditi sono quelli che cercano di interloquire con lui per avere un semplice dialogo. Questi ultimi vengono anche presi a parole, non scherzo. Michele li insulta letteralmente. Ad esempio inizia a dire ad un giornalista: ma quanto sei brutto? Ma dove ti hanno preso? Madonna, quanto sei brutto! Si allontana, va a prendere una sedia e inizia a scuoterla minacciando di lanciarla contro i giornalisti urlando: non mi ha giudicato ancora la legge e mi giudicate voi! Altri giornalisti lo chiamano chiedendogli: lei è Michele? E lui risponde: no, io sono Armando Diaz. Ora, onestamente, ok che i giornalisti devono essere dei gran scassaballe e, come già vi ho detto più volte, io il processo mediatico non lo approvo. Per niente. Ma nel momento in cui vanno in onda degli spezzoni, in cui le persone provano a parlarti e tu minacci di lanciare sedie, ti chiamano e tu li perculi pure, perdonami Michele, ma ti stai scavando la fossa da solo. Hai preso proprio una gran bella pala e ti stai scavando la fossa da solo. Anche perché, dopo aver visto tutti questi spezzoni, l'idea che le persone si fanno di te è alquanto semplice. Di tua moglie non te ne fregava una beata fava. Oltretutto, con questo atteggiamento, Michele lascia intendere che si dimostra più intelligente degli altri, più arguto degli altri. Ora, io questo uomo l'ho sentito parlare. E credo che se una persona del genere si permette di fare la gradassa, credendosi intelligente, le persone davvero intelligenti che sanno parlare un italiano corretto, che diavolo sono? Einstein? Non per cattiveria, ma secondo me qui abbiamo una persona che a livello di intelletto se la batte tranquillamente con Parolisi, l'ex marito della povera Melania Rea. Ragazzi, il livello è questo, ve lo assicuro. E in effetti Michele in tutto questo pare essere l'unico ad aver smesso di cercare sua moglie. Anzi, vi dirò di più, sta già voltando pagina e ha già iniziato una relazione con un'altra donna. C'è una chiamata intercettata in cui lui parla al telefono con la sua nuova fiamma e le dice: vuoi essere la mia asinella e ragliare per me? E cose simili. A me questa intercettazione ha lasciato un attimino sbigottita, basita, ma vabbè, proseguiamo. Se Michele sta pensando ai ragli, i genitori di Elena non si danno assolutamente per vinti, perché loro figlia non può essere svanita nel nulla. Loro sì che continuano a fare appelli, la cercano ovunque. Poi ecco che il 18 ottobre arriva una novità. Purtroppo il corpo di Elena è stato trovato ad Isola d'Asti, che dista più o meno 2 chilometri da casa di Michele. Elena è stata ritrovata nel rio Mersa, un fiume, e purtroppo è senza vita. Elena è scomparsa da ormai 9 mesi. Gli inquirenti, analizzando il luogo in cui è stata ritrovata, hanno rilevato che quella donna da lì non si è mai spostata per 9 mesi, è rimasta lì. Elena è venuta a mancare, ma, dicono, non per annegamento, bensì per asfissia. Questo fa pensare che Elena non sia venuta a mancare nel rio Mersa, bensì è stata direttamente fatta fuori a casa da suo marito, accecato totalmente dalla rabbia e dalla gelosia. Infatti, il 24 gennaio del 2014, quando l'uomo torna a casa dopo aver accompagnato i figli a scuola, la fa fuori mettendole le mani al collo. Poi la spoglia, la carica nel bagagliaio e alle 8.55 chiama i genitori di Elena, chiedendo loro se per caso hanno visto la figlia, perché lui la sta cercando e non riesce a trovarla. Poi Michele si dirige verso Rio Mersa e lancia il corpo nel fiume. Sulla sua agenda, quella dove teneva tutti i conti, come se nulla fosse, Michele il 24 gennaio scrive: scomparsa Elena. Quello sembra un qualsiasi appunto, come le uova vendute e il pane da comprare. Però quello non è un appunto qualsiasi. Sua moglie non c'è più e tutti gli indizi portano proprio a lui, a Michele. Infatti si sente dalle intercettazioni telefoniche e si vede benissimo dalle celle che Michele, prima di lanciare la donna nel fiume,
ha provato a chiamarla. E la cella che ha agganciato è proprio quella che si trova nell'area in cui poi è stato ritrovato il corpo. Il 24 ottobre del 2014, Michele diventa indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il 29 gennaio del 2015, esattamente un anno e cinque giorni dopo la scomparsa di Elena, Michele Buoninconti viene arrestato. Il processo inizia il 1 luglio del 2015 e Michele sceglie il rito abbreviato. Il problema è che anche durante il processo ha avuto la pretesa e la superbia di teleguidare i giudici sulle proprie posizioni. In questo modo ha anche creato un chiaro stato di tensione che poi gli si è ritorta contro. In primo grado viene condannato a 30 anni di carcere, sentenza poi confermata anche in appello. Secondo il PM il movente è stato la perdita del dominio di Michele sulla moglie. Molti criminologi però sostengono che davvero Elena Ceste ha raggiunto Rio Mersa con le sue gambe, col fine di sfuggire dai suoi persecutori immaginari. Di conseguenza, Michele Buoninconti è vittima di un errore giudiziario. Il primo a diagnosticare ad Elena un disturbo psicotico è stato lo psichiatra Pirfo, che è il consulente della procura. L'uomo ha sostenuto che la donna ha già avuto una grossa crisi quando si è resa conto di essere sulla bocca di tutti, quindi ha avuto un'altra crisi psicotica. Le proiezioni ed i diffusi spunti deliranti che fanno perdere ogni controllo sul dato reale, chiusa in una mente interpretativa che non può più ricevere informazioni e rassicurazioni dall'esterno. Era affetta da disturbo di personalità dipendente che poteva indurle a una condizione di deficienza psichica e l'evoluzione di questo disturbo poteva prevedere lo sviluppo dei fenomeni depressivi, clinicamente significativi, capaci di indurre non tanto una strategia razionale programmatica, per la commissione di gesti autolesivi. La criminologa Ursula Franco dice: «La verità sul caso Ceste è stata sommersa dal fango. Elena Ceste non è stata uccisa. La Ceste raggiunse il Rio Mersa con le sue gambe e si nascose nel tunnel del Rio Mersa per sfuggire ad immaginari persecutori. Si addormentò e morì per assidenamento. Ora sono io che ricordo male, ma è uscito fuori dall'autopsia che la donna era venuta a mancare per asfissia. Io onestamente non so cosa pensare, anche perché un minimo un'idea di che cosa sia un disturbo psicotico ce l'ho. Parli da sola, senti le voci, parli con persone che non esistono e che stanno solo nella tua testa. Però è pur vero che l'unica prova che hanno i carabinieri è il fatto che Michele abbia fatto una chiamata agganciando la cella vicino a Rio Mersa. Il punto è che lui stesso sostiene che quel giorno ha cercato Elena in lungo e largo ed in effetti davanti a Rio Mersa ci è passato. Non sono state trovate sul corpo tracce di DNA che possano ricondurre a Michele. Quindi io di fronte a questo caso rimango profondamente colpita, perché non mi è chiaro come questa donna possa aver avuto dall'oggi al domani una crisi psicotica. Non una crisi depressiva, una crisi psicotica. In caso possa avvenire, vi prego di correggermi assolutamente qui sotto, perché anche io sto qua per imparare e sono molto contenta di imparare dai vostri commenti. Secondo voi abbiamo davanti un errore giudiziario oppure no? Ebbene, il 5 febbraio del 2020 è iniziato ufficialmente il lavoro di analisi scientifica del pool difensivo di Michele Buoninconti, impegnati ad esaminare 5 campioni biologici prelevati dal tubo di scolo di Rio Mersa, in cui il 18 ottobre è stata ritrovata senza vita Elena Ceste, scomparsa ormai da 9 mesi. Quel tubo di scolo è distante circa 2 chilometri dalla casa in cui Elena viveva con Michele e i 4 figli. Il pool difensivo di Buoninconti vuole dimostrare che Elena non è stata uccisa, come invece sostengono le sentenze del processo. A quanto pare in realtà non ci sono prove che l'omicidio sia avvenuto, né l'esame autoptico avrebbe dimostrato le cause della morte, in quanto, sorpresa sorpresa, si è ipotizzato che Elena sia stata strangolata. Io ragazzi a questo punto sono così confusa da colpirmi da sola. Non so davvero realmente cosa pensare, in quanto, ripeto, non sono una grande esperta per quanto riguarda gli attacchi psicotici. So che cosa vuol dire avere una psicosi, ma non sono pratica sugli attacchi psicotici, quindi se qualcuno di voi, ripeto, sa qualcosa, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ma soprattutto, se l'unica prova contro Michele è una cella che ha agganciato quando ha fatto una chiamata mentre era in giro a cercare sua moglie, trovo difficile che possa essere lui il colpevole. Allo stesso tempo trovo che il movente della gelosia possa sussistere assolutamente, considerando che i due avevano discusso pochi mesi prima proprio dei tradimenti di Elena. Non so ragazzi, voi cosa ne pensate? È stato un errore giudiziario? Elena è venuta a mancare per un attacco psicotico oppure è stato suo marito a colpire? Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Detto questo ragazzi, è finito di sproloquiare in questo video, spero ovviamente che questo video possa essere stato per voi di vostro gradimento. Io vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.